Sono ben oltre 28 gli eventi e 15 le giornate di spettacoli prodotti dalla RT Rocca Malatestiana, un pool formato da Opera Coop, Coop Culture e Nuovi Orizzonti, organizzati in base ad un accordo con il Comune di Fano. Quest'anno, oltre alla rassegna Comizi d'Amore, due altri importanti contenitori, Musicology Live e Arte nel Salone delle Esposizioni. Il programma è composito perché appunto è un contenitore dove la città di Fano e tutti i turisti potranno trovare delle offerte, delle produzioni originali. Ecco, la Rocca Malatestiana universale, nel senso che raccoglie i linguaggi universali, le proposte che possono essere appunto relative a chi ha una visione della vita e chi partecipa all'interno della Rocca Malatestiana, perché la produzione è in esclusiva. Prendiamo una delle tre fasce, e cioè la rassegna Comizi d'Amore, quest'anno dedicata a Mater Materia, che è praticamente una sorta di programma che avrà tre grandi eventi sul piano della comunicazione e soprattutto sulle relazioni umane. Partirà Massimo Recalcati. In quel contesto ci sarà il momento in cui l'elemento spettacolare sarà diverso da un talk show, quindi Massimo Recalcati sarà accompagnato con un musicista, una vocalista che darà appunto il clima dell'iniziativa, e con un fotografo che presenterà delle immagini proprio sull'origine della vita. Dopo Recalcati, la scienziata Antonella Viola presenterà anche lei un'idea della visione dei rapporti dell'origine e la sessualità. Quindi Antonella Viola, l'immunologa e anche studiosa che noi conosciamo appunto nel periodo del Covid, farà una sua lezione attraverso appunto l'analisi dei codici di genere. Poi Mario Tozzi e Max Paiella faranno per noi un viaggio in Italia, la bellezza e la criticità insieme, perché appunto il geologo presenterà il 7 luglio qui il suo libro, ma soprattutto Max Paiella farà un legame di episodi relativi a questa visione del mondo geologico, perché Max Paiella presenterà appunto in termini umoristici le canzoni, e sarà anche questo il modo di portare non solo quindi attività spettacolari ma anche contenuti. Avremo la sezione Musicology Live, che è nuovissima, che farà appunto un percorso molto importante dagli anni 60 ad oggi, ed è un contenitore molto importante per chi ama la musica, perché avrà la possibilità di mettere insieme, grazie a questo brand Musicology Live, un omaggio a Prince, mettere insieme le esperienze nel campo dei grandi movimenti. Un contenitore anche dedicato all'arte. Qui ritorna appunto l'idea universale, 5 mostre, parliamo di fotografia, parliamo di scultura con il Museo Tattile Omero e soprattutto con due grandi pittori che presenteranno le loro opere pittoriche e scultoree. È la Rocca che vive completamente l'idea di luogo degli artisti. Le collaborazioni sono in tante, perché di fatto c'è il mondo di Fano all'interno, quindi all'interno della Rocca ci saranno grandi eventi, come già sappiamo, il Jazz Festival, ci sarà il Symphony Pop Orchestra, ci sarà Centrale Fotografia, e quindi Rocca è per Fano.